È perché abbiamo avuto oggi davanti una squadra organizzata, cioè, fisicamente fresca, cioè, che andava a aggredire. Quello che parlavamo ieri di questo istinto di sopravvivenza si è visto oggi durante tutta la partita. Hanno cercato di pressare, hanno pressato tantissimo, soprattutto i nostri giocatori di centrocampo. E sempre che siamo riusciti, soprattutto all'inizio della prima parte, siamo usciti a arrivare la palla ai noi tre giocatori davanti, abbiamo creato, cioè, anche un'opportunità importantissima di farlo. Credo che sono d'accordo con te, credo che le nostre duelli difensivi li abbiamo vinto praticamente tutti, è stato molto forte sugli offensivi, sul duelli offensivo, e questo non vuol dire solo contatto, vuol dire anche, cioè, la ricerca dello spazio per dar continuità al gioco, per uscire dalla pressione. Ci ha mancato, ma questo è qualcosa che io non mi aspetto fino alla fine che tutte le partite siano perfette. Mi aspetto che sono delle partite che faremo buone, altre partite come oggi, su quel punto di vista, non le migliori. Però c'è il lavoro dei ragazzi per prendere questo risultato, c'è stato fino alla fine. Ci ha mancato più palleggio, ma è un qualcosa che noi lavoriamo, c'è cioè un qualcosa che abbiamo introdotto. Sappiamo che in qualche partita lo andiamo a fare più spesso che altre. E oggi su quel punto di vista abbiamo avuto difficoltà. Abbiamo cercato all'intervallo, sul secondo tempo, scusate, sul secondo tempo di mettere un centrocampista in più, Emil, convertersi un po' più Vazzo, dove noi potevamo avere un po' più di controllo sul cordone centrale. All'inizio subito non è stato, cioè, non abbiamo preso subito questo, ma dopo piano piano e alla fine abbiamo, cioè, occupato migliore quella zona di terreno, e questo ci ha dato la possibilità di avere due situazioni che sull'ultima decisione, sia quella di Dia sia con quella di Braderich, di poter anche fare un po' male o di far male al nostro avversario. Però credo, ragazzi, complimenti, perché non era una partita facile, una partita tosta, e questo è un molto di complimenti al mio collega Stankovic, che è una squadra molto organizzata, che sta facendo di tutto per salvarsi. Io credo, allora, io per me, ho detto anche ai ragazzi, questo è stato un piccolo passo, ma buono, cioè importante. Cioè, potevamo fare un passo, il passo poteva essere più grande, sì, però anche, cioè, dobbiamo dare anche i complimenti al mio collega e ai suoi giocatori, che hanno fatto una partita anche sul punto di vista agonistico, anche con qualche qualità tecnica importante per non perdere.